La super pattuglia. Ciao Hector. Cosa farai oggi? Pattuglierai la città per cercare le auto che superano i limiti? In bocca al lupo. Attenzione col pallone! Baby Tom vuole sapere se stai bene, Hector. Sei bloccato? Oh cavolo, che cosa possiamo fare? Voi bambini volete chiamare in soccorso la super pattuglia? Buona idea! Presto, bambini! Ragazzi, Hector ha bisogno del vostro aiuto. È stato colpito da un pallone. Potete venire a dare un'occhiata? Grande! Andiamo! Eccoli! Come faremo a tirare giù Hector? Utilizzeremo la tua lente d'ingrandimento? Va bene! Riesci a vedere il problema, Matt? Sì? Hector è aggrovigliato nei rami? Oh, mamma! Che cosa potremmo fare? Hai un'idea, Frank? Sì? Di cosa si tratta? Il tuo getto d'acqua! Grande idea! Ottimo lavoro, Frank! Anche tu, Matt! Che cosa c'è, bambini? Il vostro pallone è ancora sull'albero? Ragazzi, possiamo aiutare i bambini? Fate più attenzione questa volta, piccoli! Bel lavoro, Super Pattuglia! Amici, noi ci vediamo la prossima volta!
La super pattuglia. Ciao bambini, vi state divertendo stasera? Che cos'è? Questo è un fantasma! Scappate, bambini, scappate! Questo è il telefono per chiamare la super pattuglia! Ed ecco le macchine bebè! Chiamiamo la super pattuglia, bambini! Solo loro possono salvarci da questo! Matt, Frank, Hector, Car City ha bisogno di voi. C'è un fantasma che infesta il parco giochi. Uno scherzo? No, Matt, assolutamente no! Questo non è uno scherzo! C'è veramente un fantasma! Ragazzi, è così buio qui! Oh no! È il fantasma! Hai ragione, Matt. Non vi è alcuna necessità di spaventarsi. Dobbiamo semplicemente fermare questo fantasma. Direi che è un piano perfetto, Matt. Hector, tu sorvolerai tutta Car City cercando di individuare il fantasma. Una volta fatto, chiamerai Matt e Frank e loro si uniranno a te. Frank, una volta che Hector avrà avvistato il fantasma, tu lo raggiungerai da dietro e lo inseguirai. Poi Matt guiderà più veloce e incastrerà il fantasma alla fine della strada. Super pattuglia, pronti? Via! Eccolo, Hector!
Matt, Frank, Hector ha trovato il fantasma. Ora voi potete inseguirlo e catturarlo. Ma questo non è un fantasma. Questo è Charlie. Matt, fermati. Questo non è un fantasma, è Charlie. Charlie, frena. Adesso. Naturalmente, ragazzi. Siamo ad Halloween. Charlie indossava un costume. Beh, amici, credo che sia il momento per voi di godervi questa serata e di andare a raccogliere dolcetti. Buonanotte, amici. Arrivederci alla prossima. La Super Pattuglia. Buongiorno, Jeremy. Vedo che hai una gomma a terra. Stai aspettando che Tom te la sistemi? Cosa vuol dire che non riesci a trovare Tom? Non è qui da qualche parte nel garage? È strano. Non preoccuparti, Jeremy. Chiederemo alla Super Pattuglia di indagare su questa faccenda. Ciao, Frank. Ciao, Matt. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sembra che Tom sia sparito. Forse potreste pattugliare le strade e scoprire se qualcuno lo ha visto. Ciao ragazzi, avete visto Tom ultimamente? Jeremy ha bisogno di cambiare una gomma e non riesce a trovare Tom. L'ultima volta che l'avete visto era stamattina, mentre andava via rapidamente dal negozio con uno zaino nuovo? È strano. Mi chiedo a che cosa gli serva uno zaino e perché era così di fretta. Pensi che sia andato a fare un viaggio, Matt? Ma ci avrebbe avvisato, non pensi? Ciao, Hector. Stiamo cercando di risolvere un mistero qui. Non riusciamo a trovare Tom. Tu l'hai visto? Sì, è fantastico. Dove? Stava allontanandosi da Car City questa mattina. Buona idea, Matt. Tu e Frank potreste far visita a Ben. Lui vive nel punto più distante dalla città, quindi se Tom ha lasciato Car City, Ben potrebbe averlo visto. Grazie, Hector. Oh no, Matt! Adesso anche tu hai una gomma a terra! È terribile! Cosa faremo adesso? Non credo ci sia qualcosa che tu possa fare per risolvere il problema, Frank. Non hai gli attrezzi adatti. Solo Tom li ha. E lui è sparito. Sia tu che Matt avete lavorato con troppo impegno su questo caso per rinunciare ora. Che cosa c'è, Frank? Hai un'idea? Pensi che Matt dovrebbe stare qui tranquillo e che potresti proseguire tu da solo l'indagine? Questo è il meglio che si possa fare, hai ragione. Andiamo, cerchiamo di trovare Tom.
Ciao Ben. Ciao Harvey. Avete visto Tom andare via da Car City questa mattina? Capisco. Tu eri fuori città stamattina e sei appena tornato. Tu hai visto Tom questa mattina, Harvey? Lo hai notato mentre guidava verso la nuova scuola guida fuori città? È strano. Tom non ha bisogno di lezioni di guida. Frank, penso che sia necessario fare un salto alla scuola per vedere cosa sta succedendo. Questo spiega tutto. Tom stava portando suo figlio al suo primo giorno di scuola. Che sollievo. Non sapevamo cosa ti fosse successo, Tom. Bel lavoro investigativo, ragazzi! Il mistero è risolto! Ora che siamo sulla via del ritorno a Car City, abbiamo un paio di lavoretti per te, Tom! Jeremy e Matt hanno una gomma a terra e hanno bisogno del tuo aiuto! Ci sarà da fare stasera! Arrivederci alla prossima, amici! Ciao! Tom, il carro attrezzi! Ciao, Billy! Cosa stai facendo oggi? Oh, devi rimuovere questi mattoni per costruire una casa? Ottimo lavoro, Billy! Un altro mucchio di mattoni e hai finito! Oh no! Che cosa è successo, Billy? C'è qualcosa che non va? Oh oh! Credo che tu abbia bisogno di aiuto, Billy. Aspetta che cerco aiuto. Tom, il carro attrezzi, sarà in grado di risolvere il tuo problema. Ehi, Tom! Occupato, eh? Ti piace che sia tutto organizzato, non è vero? Ehi, ascolta, Tom. Billy, il bulldozer, è in difficoltà. Ha bisogno del tuo aiuto. Verrai? Grande, Tom. Tu sei un eroe. Vieni. Troviamo Billy. Là, Tom. Billy è là che ci aspetta. Ehi, Billy, guarda chi c'è qui. Ora sei in buone mani, quindi rilassati. Possiamo andare. Tutti al garage. Siamo pronti, Billy? Pronto, Tom? Proviamo a muovere questa lama. Oh no! Proprio non funziona! Quindi, cosa facciamo ora? Ebbene, di che si tratta, Tom? Ah, giusto! Abbiamo bisogno di stringere le viti che tengono insieme la lama e il pistone di sollevamento della lama. Funzionerà, Tom? Grande! Pronto, Billy? È ora di riavvitare le viti ben strette.
Bel lavoro, Tom. Billy è a posto. È pronto a lavorare ora. Qualcos'altro, Tom? Oh, guarda! Questo tubo di scarico è molto vecchio e ha bisogno di essere sostituito. Là, Tom! Quello andrà bene? No? Che ne dici di quello, allora? Perfetto! È tempo per un nuovo tubo di scarico per Billy. Interessante! Billy, sei contento? Che cosa c'è, Tom? Sì, hai ragione. La vernice si sta scrostando qui. La cambiamo? Ehi, Tom! Bella quella maschera! Prima di tutto, prendiamo la pistola di verniciatura. Ed ora, scegliamo il colore. Prendiamo il rosso? No? Va bene, prendiamo il giallo. Ottima scelta, Tom! Wow, Tom! Ottimo lavoro! Billy sembra perfettamente nuovo! Ciao, Billy! Buon lavoro! Ciao, Tom! A presto! L'officina di verniciatura di Tom! Ehi là, Lily! Dimmi un po', qual è il tuo personaggio preferito dei cartoni animati? Hello Kitty? Eh sì, è fantastica! Dovresti fare una visitina all'officina di verniciatura di Tom. Scommetto che lui potrebbe farti sembrare proprio come lei. Ciao Tom! A Lily piacerebbe tanto farsi trasformare in Hello Kitty. Puoi farlo? Grande! Starà troppo bene! Da che cosa si comincia, Tom? Il bianco è perfetto! È proprio come la pelliccia di Hello Kitty. Ciao Lily, sembri già così diversa. Cosa c'è dopo? Thank you.
il vestito rosa, ovviamente. Che cosa c'è di giallo in Hello Kitty? Oh, giusto, il suo naso. Manca qualcosa, Tom? Ah, questo è perfetto! Oh, mamma, che cos'hai laggiù? Ah, capisco! Oh, Lily, ti stai davvero trasformando in Hello Kitty! Baffi! Ma sono un po' curvi, Tom! Oh, bella pensata! Quello stiracapelli servirà allo scopo! E la colla terrà ben saldi i baffi sul muso di Lily! Ti fa solletico? È fantastico! Ah, sei bellissima, Lily! Ma tu hai un sorriso molto più bello di Hello Kitty! Ciao, Lily! Goditi il tuo nuovo look! Arrivederci, Tom! Ciao, Matt! Sembri molto felice oggi! Oh, sei diretto verso l'officina di verniciatura di Tom! Divertente! In quale personaggio ti vuoi far trasformare, Matt? Capitan America! Forte! Buongiorno, Tom! Matt è qui per una verniciatura! Segui Tom al reparto verniciatura, Matt! È dove tiene tutti i suoi attrezzi del mestiere! Il primo passo è quello di proteggere gli occhi. Buona idea, Tom. Inizia con la vernice blu. Fantastico! Hai una striscia rossa ora, Matt! Qual è il prossimo passo, Tom? Vuoi scegliere un pennello piccolo per i piccoli dettagli? E della vernice argentata? Thank you.
È stupendo, Tom. Cosa viene dopo, Tom? Un elmetto? Grande! Wow! Quello è uno scudo di vibranio proprio come quello di Capitan America. Va solo dipinto. Ed ecco Capitan Matt, pronto per le sue missioni di salvataggio. Grazie, Tom. Arrivederci alla prossima. Tom, il carro attrezzi. Ciao, Troy. Cosa farai oggi? Ah, capisco. Stai gareggiando con Jerry l'auto da corsa. Puoi andare più veloce? Ben fatto, Troy! Stai vincendo! Cosa c'è che non va, Troy? Sembri preoccupato! Senti che qualcosa non va? Oh no! Posso vedere qual è il problema, Troy! Sembra che il vagone posteriore stia per staccarsi! Frena, Troy! Presto! Accidenti, per un pelo! Stai tranquillo, Troy. Chiamerò Tom il carro attrezzi. Lui ti rimetterà in sesto. Tom? Ehi, Tom! Troy, il treno ha bisogno del tuo aiuto. Lo troverai alla stazione ferroviaria. Non manca molto, Tom. Sei quasi arrivato. Su con la vita, Troy! C'è Tom qui ad aiutarti! Ora portiamo Troy al garage per sistemarlo! Ottimo lavoro, Tom! Qualche problema, Tom? Pensi che Troy sia troppo pesante per essere trainato? Oh no! Che cosa dobbiamo fare, Tom? Hai un'idea per tirare Troy fuori dai guai? Che sollievo! Qual è l'idea? Ah, idea semplice ma fantastica, Tom! Chiediamo rinforzi agli amici! Matt! Hey, Matt! Troy, il treno, e Tom, il carro attrezzi, hanno bisogno del tuo aiuto! Sono alla stazione ferroviaria! Facciamo presto! Ora, che cosa risolviamo per primo? Hai ragione, Tom. Penso che abbiamo bisogno di rimettere insieme Troy. Ok, Tom. Matt, c'è bisogno che tu vada al garage a prendere un saldatore. Tom tiene il suo saldatore sopra una cassettiera. Ah, eccolo! Pensi che a Tom serva qualcos'altro? Bell'idea, Matt! Portiamo a Tom una mascherina di protezione. Eh?
Ben fatto, Matt. Ottimo lavoro. Adesso tocca a Tom saldare insieme le parti staccate. Perché non provi a guidare in avanti, Troy? Ben fatto, Tom! C'è qualcos'altro che potrebbe essere necessario riparare? Che vista, Tom! Troy, una delle tue luci dei freni non funziona! Matt, potresti tornare ancora una volta al garage? Guarda, Tom! Matt ha trovato una nuova luce per Troy! E ha anche portato un po' di vernice. Ben fatto, Matt. Ora finiamo di sistemare Troy. Tiriamo via la luce rotta e la sostituiamo con quella nuova, che si adatta perfettamente. Ben fatto, Tom. Ora, quale parte di Troy necessita di una riverniciatura? Beh, direi che ora Troy è pronto per battere Jerry. Ciao, Matt. Grazie per l'aiuto. A presto, Tom. Tom, il carro attrezzi. Ehi, Frank, c'è un'emergenza? C'è un incendio all'ospedale? Sarà meglio andarci subito. Oh no! Amber, non preoccuparti. Ci penserà Frank a spegnere il fuoco. Ben fatto, Frank! Che sta succedendo? Il tubo dell'acqua non funziona? Sembrerebbe una perdita, Frank. Faremmo meglio a farci aiutare da Tom il carro attrezzi. Tom, Frank il camion dei pompieri ha un problema con una perdita. Puoi aiutarlo? Sai già quali attrezzi ti serviranno, Tom? Un saldatore? Buona idea! Ora vediamo di trovare una toppa di metallo. Fantastico! E non dimenticare la mascherina protettiva. Preso tutto? Benissimo, andiamo! Più veloce, Tom! È all'ospedale! Ragazzi, ecco Tom! Presto, ripariamo il tubo! Ottimo lavoro, Tom! Ben fatto, Frank! Continua così!
cosa c'è che non va ora? Sei a corto d'acqua? Che cosa dobbiamo fare? Buona idea, Tom. Mandiamo Amber a chiamare Tyson l'autocisterna. Puoi andare a prendere Tyson, Amber? Ehi, Tyson, svegliati! Frank, il camion dei pompieri, ha bisogno di altra acqua. Puoi aiutarci? È presso l'ospedale. Presto! Guardate, ragazzi! Amber ha trovato Tyson. Lui risolverà la situazione. Ottimo lavoro, Tyson! Ben fatto, Frank! Hai salvato l'ospedale! Guarda Amber com'è felice! Perfetto! Ciao a tutti! A presto! Hey Steve! C'è qualcosa che ti rende contento? Dove stai andando? La nuova officina di verniciatura di Tom? Emozionante! In quale personaggio ti vuoi far trasformare? Oh, per favore, Steve, diccelo! Diventerai un Minion? Che forza! Tom! Hey, Tom, sei qui? Ah, eccolo! Segui Tom, Steve! La sua nuova officina è proprio lì! Pronto per la tua trasformazione, Steve? Grande! Siete tutti pronti per cominciare! Cosa viene prima, Tom? Naturalmente, occhiali protettivi. Prima la sicurezza. Che colore hai intenzione di usare, Tom? Il giallo è un colore allegro. Ops, questo non va bene. Sì, questo è quello che vogliamo. Oh, fa solletico, Steve! Mancano solo pochi tocchi. Wow, il giallo ti sta proprio bene, Steve! Sei alla ricerca di un altro colore, Tom? È tutto? Questo è un pennello grande. Questa striscia blu orizzontale sarà bellissima! Manca qualcosa, Tom? Hai bisogno di disegnare una linea più sottile? Allora ti servirà un pennello più piccolo! Mm.
proprio così. Utilizza un pennello di medie dimensioni. Sei davvero entrato nel personaggio, Steve. Specialmente con indosso quegli occhiali protettivi. Ma forse c'è un altro dettaglio da aggiungere. Hai finito, Tom? Grazie, ottimo lavoro, Tom. Wow, Steve, assomigli veramente a un Minion. E guarda, c'è un'intera squadra di Minion. Ciao, Francis. Ciao, Pete. Divertitevi oggi tutti insieme e non combinate nessuna marachella come i veri Minion. L'officina di verniciatura di Tom. Ehi là, ragazzi. Rocky, sei davvero fantastico come Buzz Lightyear. Vuoi farti trasformare in Woody per abbinarti a lui? Che bella idea! Tom, Baby Tom vorrebbe assomigliare allo sceriffo Woody. Puoi farlo? Che cosa si fa per primo, Tom? Oh, tutta questa vernice è per Baby Tom. Giusto! È un gilet di mucca quello! Ora che si fa? Mi chiedo a che cosa serva questo? Ah, capisco! La tua camicia è a quadretti, Baby Tom! Guarda, adesso hai persino i blue jeans di Woody con la loro cintura. Per cosa sarà quello? È la stella da sceriffo di Woody, ovviamente. Bel nascondiglio, Tom. Wow, questo cappello da cowboy è perfetto! Baby Tom, sei identico a Woody ora! È
sorprendente! Ehi, Rocky, guarda! Tu e Baby Tom adesso fate una coppia perfetta! Ciao, Baby Tom! Goditi il tuo nuovo look! A presto, Tom! Ciao, Rocky!